Mio padre mi diceva sempre, nella vita non avevi bisogno né di fama né di denaro, perché poi ti portano all'inferno. E io all'inferno volevo apparire come quello più ricco. Non lo posso fare. Non posso rischiare la mia vita per le tue idee del cazzo. Capito? Coinvolgi me e basta. Pronto? T'ho già detto, sto fuori da quel giro. Che poi dico facile. Io già t'ho aiutato una volta, quindi non scherza con me. Famo così. Ci sto. Ma questa è l'ultima. Poi non voglio più averci a che fa niente. A stasera. Di chi stiamo a parlare? Chi è? Nessuno di importante. So solo che il capo li vuole vivi. Lui e i soldi. Vivo. Max, questa volta tieni del piano. Come l'ultima volta. Oh, scendi! Aspetta, controlla la roba. Ragazzo, oh, tienilo. Una cazzata. Ci stanno. Vai. Oh, ti ho detto vai. Che cazzo vuoi? Coca e il dinero. Porca puttana. Ci sta un problema. Scotta! Puta! Quante? Questi ce ne hanno 40.000. Che poi famo questi? Non mi hai matato! Ha preso la persona sbagliata. È da quando sono piccolo che vedo la violenza e l'odio di cui è capace l'uomo. Ed è tutta la vita che cerco qualcuno che mi aiuti a raccontarla. Voi avete interrotto le riprese del mio film. Ora sta a te continuarle. Io non faccio niente. Tanto che cosa cambia dalle rapine che metti online? In ogni caso, non hai nessuna scelta. Questa è la maschera di Pantalone. A che mi serve una maschera? Questa maschera rappresenta l'avidità.
e la brama di ricchezza. La indosserai per tutte le riprese. Oggi è il giorno del tuo debutto. Ok, telecamera 1 in posizione. 3, 2, 1. In scena. Minuti e torno. Dove la porto? Signore? Entra dentro sta cazzo di auto. Hai la valigetta? Che cos'altro vuoi? Tu vieni qui a... Controlla se è vivo. E fallo sparire. Segui il cazzo di copione! Stiamo per entrare in galleria ora. Non so se mi senti. Non è quello che pensi, io sono un attore. E sinceramente non ti voglio uccidere. Cosa cazzo? Che cazzo stai dicendo? Non difficile da spiegare. Appena finisce la galleria, lui tornerà a sentire tutto quello che stiamo dicendo. Lui chi? Lui chi? Non sto capendo un cazzo. Ascolta, sentimi, cazzo! Lui ascolta quello che ti sto dicendo ora. La mia valigetta, i miei cazzo di soldi, cos'altro volete? Continua la galleria e statti zitto. Tieni sto cazzo di volante addosso e ascolta quello che ti dico. Eccomi. Sì, sì, sì. Scendi. Prendi i soldi. Vedi. Vedi di cosa cazzo ti parlo? Vai. Seguimi attentamente, Max. Prendi la valigetta e uccidi il ragazzo. Voglio che riprendi tutto. Mi ha detto quello che serve. Zitto! Che cazzo stai facendo? Il ragazzo ha fatto un casino. Entrate in scena. Via Trasti 26.
Il regista ti aspetta stasera. Porta la valigetta. Che vuol dire? Che pure tu sei dentro la sceneggiatura. Siamo attori, no? Pirandello non sbagliava. E ora scende. Alla valigetta. Sono fuori dal film. Hai capito? Non si può uscire dal film. Che ora non riprendi più. Che vuoi fare? Anzi, ti rispondo a qualche cazzo di domanda. Perché hai scelto me e non l'altro ragazzo? Rispondi! Perché hai scelto me e non l'altro ragazzo? Perché? Perché mi hai fatto fare tutta sta rapina? Tu mi lasci stavo e io me ne vado. Va bene. Se vuoi sapere tutta la storia, la raccontiamo. La storia narra di un ragazzo di periferia che voleva fare i soldi. Dunque, io lo scelsi e lo misi nel film. E io gli diedi la possibilità di decidere se diventare ricco o rimanere povero. E adesso quello stesso ragazzo viene qui e mi punta un'arma. Non ci siamo, non ci siamo. Stai intralciando qualcosa di più grande di te. Sei la mia pedina. Io decido quando devi vivere e quando devi morire. Beh, nei miei film ho sempre voluto rappresentare l'odio. E devo dire che ci sono vicino questa volta. Dopotutto, la vita è come un film. Perché l'ha matato? Ha preso la persona sbagliata. Sai quando inizi? Ma non sai che è finito finché non vedi tutto nero. E adesso brillerete come delle vere star di Hollywood.